Ciao, sono Federica e questo è sempre il mio blog, Vivendo la Puglia. Vi parlo di sera, un po' in modo fugace e inaspettato, perché è successo un evento particolare. È appena finita una conferenza a Lecce con il ministro Calderoli, sì, il ministro della Lega. Avevo pensato di partecipare a questa conferenza semplicemente per darvi una testimonianza di quello che è stato l'incontro, però poi invece gli sviluppi sono stati inaspettati. Tutto è iniziato con una piccola contestazione di una parte del PD che ha contestato prima fuori e poi all'interno invece della sala dove il ministro Calderoli parlava appunto l'operato della Lega per questo 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. Come sapete, quando il 17 a Montecitorio il presidente Napolitano ha fatto il discorso solenne sull'Unità d'Italia, su 59 ministri della, su 59 esponenti della Lega, soltanto 5, compresi i ministri, sono entrati a Montecitorio. Di questi 5, di cui Calderoli fa parte, che hanno partecipato su 59 all'incontro con Napolitano, non hanno applaudito alla fine del discorso. Da tutto questo è nata una mia domanda, però vi faccio vedere un attimo la contestazione e poi dopo vi spiego quello che invece è successo dopo, perché non è finita lì. Abbiamo visto che il pentolo del tricolore ci fa molto piacere. Non sa nemmeno quanto. Noi lo facevamo con il piacere di farlo. C'è un limite a tutto, anche a utilizzare strumentalmente per contestare un confronto civile l'inno nazionale. Quindi vi prego di smettere. Avete visto la contestazione pacifica? Io non facevo parte di questi contestatori, per diritto di cronaca ho ripreso le immagini e infatti quando loro poi hanno finito di cantare l'inno sono andati pacificamente via, io sono rimasta ad ascoltare tutta la conferenza con interesse il ministro Calderoli. Però c'era qualcosa che non andava. Vedere i manifestanti del Partito Democratico contestare un esponente del governo di destra con la bandiera dell'Italia ha risvegliato qualcosa in me. E incominciò a battermi abbastanza forte il cuore perché mi sono ricordata di tutte quelle volte quando io ero piccolissima, avevo solo 14 anni, partecipavo alle manifestazioni di Alleanza Nazionale e quando partecipavo per una bandiera di AN vi era una bandiera dell'Italia. Nello stesso momento invece nelle manifestazioni di sinistra per ogni bandiera del partito dell'Ulivo per esempio vi era o una bandiera di Che Guevara oppure l'unico colore che andavano a sventolare era quello della pace. Adesso, dopo pochi anni, ci ritroviamo invece ad essere contestati noi con la bandiera dell'Italia. Ho conosciuto il centrodestra, parlo di centrodestra, parlo di destra, ma non parlo di estremismi perché non sono mai stata un estremista in tutta la mia vita, non ho avuto neanche una fase di estremismo, mai. Non lo sono mai stata per cultura, per nascita, per educazione. Quindi questo voglio che sia chiaro perché quando si sventolava la bandiera dell'Italia si veniva chiamati fascisti, ma era un errore, non si è fascisti, non si era fascisti quando non si sbandierava una bandiera dell'Italia, era totalmente diverso. Si credeva nel patriottismo perché era uno di quei valori, con la meritocrazia, con la famiglia, che mi ha fatto avvicinare inizialmente alla destra, perché era un valore in cui credevo. Adesso ci troviamo con una meritocrazia messa in discussione, sicuramente da tutti gli eventi che sono usciti in questo periodo,
Ma perché anche il patriottismo? Come siamo arrivati in pochi anni? Dallo sventolare noi le bandiere, dal difendere noi l'Italia, quando invece si sentiva parlare nel centrosinistra di melting pot, tutti esterofili, no, ma perché l'Italia, l'Italia fa schifo, adesso noi veniamo contestati con le bandiere dell'Italia? Però la colpa, bisogna anche dirlo, forse è della Lega. Perché non presentarsi al discorso di Napolitano? Perché non applaudire al discorso di Napolitano? Questo è un paese, lo è ancora. Allora, mentre queste idee continuavano a palpitarmi fortissimo, decido di interrompere, con educazione, ma di interrompere la conferenza. Succede questo. Ministro Calderoli, ministro Calderoli. Voglio dirle, ministro, tra l'altro, con tutto il rispetto per il suo ruolo. Ministro Calderoli, mi scusi, posso interrompere una domanda? Perché silenzio? Non si può esprimere un'opinione? Un'opinione, no? Allora, è giusto, avete ragione. A fine della domanda posso fare una domanda? Una domanda. Su questa cosa vorrei fare una domanda. Ha ragione, non devo interrompere, hanno ragione. Concordo, c'è qui, poi... Però vi assicuro che è bellissimo organizzare delle conferenze. Però, ma ha ragione, non devo interrompere. Posso chiedere se dopo posso fare una domanda? Come vedete non mi hanno consentito di parlare, però è anche giusto, è maleducato interrompere, è giusto attendere la fine con educazione. Lo faccio. Quando tutti finiscono di fare le domande, inizia il secondo giro, alzo la mano in silenzio. Alzo la mano e faccio in modo che tutti lo vedessero in quella sala, la platea e anche tutti gli esponenti della conferenza. Mi si avvicina a un certo punto un organizzatore che mi chiedeva di abbassare la mano, di non metterla in difficoltà, perché in questo incontro non era previsto il confronto con il pubblico, quindi non era il caso, però di non preoccuparmi. Appena finita la conferenza avrei potuto porre la domanda al ministro Calderoli. Così accade. Mantenendo fede alla sua parola, l'organizzatore appena finisce di parlare mi avvicina al ministro. Però non va esattamente come avevano pensato tutti. Guardate cosa succede, ed è veramente scandaloso. Ebbene sì, il ministro Calderoli, quando io mi avvicino come prima preoccupazione, gli dico: guardi, non si preoccupi, non sono un manifestante, non sono vicino rosa, non voglio venire qui a contestarla, voglio solo porre una domanda con educazione. Lui mi risponde: non importa a destra o a sinistra, lei comunque con me non parla. Cosa? Io non ho il numero di telefono del presidente Berlusconi, lo so che forse non è di moda, ma io non ho il numero di telefono degli esponenti di questo governo, non posso telefonarli per porre una domanda o per esporre una mia idea, non posso. Gli unici avvenimenti, le uniche occasioni a mia disposizione sono queste, quando vengo nella mia città, quando partecipo a una conferenza aperta al pubblico, è l'unico momento in cui posso ascoltarli con le mie orecchie e permettermi di avanzare un'idea. Durante la conferenza ovviamente si è parlato di futuro. E quando si parla di futuro, di cosa parlano i nostri politici? Beh, di giovani, siamo noi il futuro, vero? Ma è possibile che se questi giovani alzano la mano con educazione, si pongono in modo educato per porre una domanda, gli si venga risposto in questo modo? La giustificazione che mi è stata data poi dai suoi portaborse, dai suoi assistenti, non so esattamente cosa fossero, è che il ministro doveva scappare, il treno sta per perderlo. Però guardate questo ultimo pezzettino di registrazione. Ma a voi sembra davvero che stia andando così di fretta nel salutarsi e nel salutare tutti il ministro? Allora, ministro, so che non sono nessuno, so che non ho il numero di cellulare di nessuno di voi. Che dice? Posso trovare un modo per porle una domanda? Io ora vi saluto e chiedo a voi
di tirare le somme di questo avvenimento, perché in questo momento ammetto, sono un po' agitata, non me lo aspettavo. Mia madre mi ha insegnato quando ero piccolissima che potevo porre qualsiasi domanda, purché con educazione. Forse mia madre si sbagliava. Con il ministro Calderoli l'educazione non è bastata. Vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video domani, spero con più calma anch'io e con una luce migliore, che ora siamo con il neon. Grazie e ciao a tutti. Io sono della stampa. Sì. Grazie.